Thank you.
minuti, un quarto d'ora accademico, come si dice, prima di iniziare ufficialmente la seduta del Consiglio. Volevo approfittare di questo momento per ringraziare le autorità che anche abbiamo voluto far coincidere questa cosa con una nostra celebrazione locale del 40° anniversario della Fondazione della Repubblica, del referendum appunto del 2 giugno del 46. Ecco, quindi naturalmente io rinvio a fra un attimo il discorso ufficiale e vi invito appunto a sfruttare questo momento per i convenevoli e anche per gradire questo piccolo rinfresco che appunto offriamo, diciamo, in anteprima alla cerimonia vera e propria. Quindi prego. C'è la continuazione dopo? Sì, oppure dopo si può tornare, sì. Thank you.
Prego dottore, faccia l'appello. Allorini Stefano, Carletti Mauro, Schioli Andrea, Astrea Saverio, Luca Liani, sì. Fratelli Cesare, Benincasa Mauro, sì. Bergianti Claudio, sì. Corallo Attilio, Braghiroli Simonetta, sì. Caretti Lillo, sì. Castellanzi Milena, Cigherini Verde, sì. Fagioli Angelo, sì. Pierolini Fulvio, sì. Carretti Ferdinando, Fontanesi Alvio, Francia Emma, Galloni Romano, Garutti Daniele, Gasparini Giorgio, Guardi Marzia, Incerti Giorgio, Devorico Giuseppe, Malvenzi Paolo, Masuzzi Adele, Michelini Massimo, Neri Umberto, Padrinieri Giuseppe, Vivetti Giriola, Vivetti Stefano, Ruoli Viviano, Zaccani Verzani Carlo, Salami Maurizio, Salvi Franco, Silingardi Dorio, Veroni Luciano, Verzelloni Glauco, Zanoli Gaetano, Zanoli Glauco. Bene, il numero dei presenti, dei consiglieri presenti e legali, dichiaro aperta la seduta. Seduta solenne del Consiglio Comunale per celebrare il 40° anniversario dell'insediamento del primo Consiglio Comunale eletto dal popolo dopo la liberazione e per celebrare il 40° anniversario della Repubblica. Voglio innanzitutto rivolgere un saluto e un ringraziamento alle autorità convenute, ai consiglieri di quel consiglio appunto del 1946 o ai loro familiari, nonché ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche della resistenza antifasciste che sono presenti. Signori consiglieri, autorità, invitati, il 6 aprile del 1946 si insediava il primo Consiglio Comunale eletto dal popolo dopo la liberazione dal fascismo e dal nazismo. Il verbale di quella seduta offre un significativo ritratto della situazione politica e sociale del tempo. In tutti i discorsi di quella serata si sente la consapevolezza e l'orgoglio di essere protagonisti di un fatto storico. Per la prima volta dopo la caduta della tirannide fascista, il popolo sovrano ha potuto eleggere i suoi rappresentanti, la giunta municipale, il sindaco. È ben vero che già un anno prima, all'indomani della liberazione, il Comitato di Liberazione Nazionale aveva insediato alla testa del comune un'amministrazione democratica, ma è solo con le elezioni del marzo 1946 che essa ottiene la piena legittimazione del consenso popolare. Comune è la consapevolezza di dover affrontare i gravissimi problemi della ricostruzione e di dovere per questo conservare l'operante unità del Comitato di Liberazione Nazionale. E tuttavia ogni partito già rivendica la propria autonomia ed identità politica ed ideologica. Lo fa tra gli altri il socialista Mentore Agosti con un appassionato discorso in favore dell'elevazione materiale e spirituale del popolo, quel Mentore Agosti che tanta parte della sua vita dedicherà poi all'attività amministrativa di questo comune. Lo fa il democristiano avvocato Sinesio Leporati, lo fanno i comunisti Romildo Corradi e Giovanni Righi, richiamando la resistenza come fondamento anche della nuova autonomia e libertà amministrativa locale. Eppure in tutti è presente l'incombere di gravissimi problemi, insieme elementari e vitali, che richiedono l'impegno di tutti. Da questo atteggiamento emerge una soluzione politica del tutto originale e, vista con l'occhio di oggi, perfino curiosa. Le minoranze, infatti, pur rivendicando il loro ruolo, accettano di far parte come tali della giunta con loro assessori. È una soluzione originale che durerà, se non vado errato, fino al 1951, cioè molto oltre la rottura tra i partiti del CLN. Ma in quella seduta si ha testimonianza anche di un altro fatto storico, l'accesso al voto per la prima volta delle donne. Lo sottolinea l'unica donna eletta, la dottoressa Maria Cabassi, indipendente, che dice testualmente: «Ritengo mio compito doveroso dare il meglio di me stessa all'elevazione materiale, morale e spirituale della donna, la cui forza e il cui prestigio sono giunti, dopo secoli di attesa,
ad essere oggi riconosciuti in un piano di eguaglianza con l'uomo. Che cosa accadeva fuori dai muri del Consiglio Comunale in quel 1946? Se ne ha un'immagine nettissima leggendo l'intervento conclusivo del sindaco Bruno Losi, intervento di impressionante concretezza. Egli liquida in una riga i ringraziamenti e i convenevoli di rito e passa subito a parlare dei problemi aperti. Mette al primo posto quello della legna per l'inverno e poi quello del latte per i bambini, quello dell'assistenza ai malati cronici, circa 970 tubercolotici in particolare, quello degli scolari poveri a cui verranno distribuiti 7.000 quaderni. Egli passa poi ad illustrare interventi di più lungo respiro, lo sviluppo del magazzino comunale, come si chiamava allora l'attuale ente comunale di consumo, un piano per eliminare il razionamento del pane, prime opere pubbliche, la scuola elementare di Budrione e l'asilo infantile, anche come sbocco per i circa 3.000 disoccupati. Aggiunge Bruno Losi, e ciò paradossalmente appare meno distante dal presente, aggiunge testualmente: vediamo che le spese ammontano a 55 milioni, mentre le entrate non arrivano che a 30. Lo Stato ci ha già fatto comprendere che difficilmente potrà sovvenzionare direttamente quanto è in deficit, ma noi speriamo che con la desiderata autonomia degli enti locali, che certamente sarà tutelata dalle leggi dell'Assemblea Costituente, gran parte di questo disavanzo potrà essere colmata mediante una tassazione progressiva che vada a colpire non più coloro che hanno bisogno di ricevere invece che dare, ma coloro che, maggiormente responsabili della guerra e delle sue conseguenze, detengono i capitali. Fin qui Bruno Losi. Ecco dunque condensati in pochi tratti i problemi tremendi della miseria, delle malattie, delle distruzioni materiali e morali provocate dalla guerra. Possiamo ora misurare tutta la distanza che ci separa da quel 1946. Enorme è stato il progresso, lo sviluppo delle condizioni materiali, di lavoro, di cultura, di opportunità di vita che si è prodotto da allora. Per parafrasare lo slogan di questo 40° della Repubblica, si può dire che se l'Italia è cresciuta, Carpi è cresciuta anche di più e più in fretta. Non è questa la sede per tracciare, neanche per sommi capi, una storia di questo Consiglio Comunale, né tantomeno della città. Non è questa la sede, né io sarei capace di farlo. Eppure la sede e gli uomini giusti dovranno pure essere trovati. La storia di Carpi di questi 4 decenni è infatti tutta da scrivere e credo che ne varrebbe la pena. In questa occasione basti ricordare alcuni tratti significativi dell'attività del Comune e del suo rapporto con la città. La fase della ricostruzione, che dura grosso modo fino a metà degli anni 50, è segnata da uno sforzo del Comune di corrispondere ai bisogni elementari, essenziali, di dar corso a indispensabili opere pubbliche, di far fronte all'assistenza più urgente e indispensabile. Sono gli anni in cui si consolida un rapporto comune-cittadini tanto profondo quanto elementare, basato sulla soddisfazione dei bisogni primari. Sono anche gli anni delle profonde divisioni ideologiche e di acuti conflitti sociali, gli anni delle scelte di campo e delle crociate. Che ruolo abbiano svolto in quel contesto il Comune e gli amministratori del tempo è uno dei temi più interessanti, a mio avviso, da studiare attentamente. Mi pare però di poter azzardare un giudizio. Mentre sul piano politico generale prevalgono l'intransigenza e talora persino l'intolleranza delle parti contrapposte, sul piano dell'attività amministrativa gli stessi uomini di entrambi gli schieramenti danno spesso prova di duttilità, di concretezza, di pragmatismo, di lungimiranza. Non è per orgoglio di parte, ma per oggettiva constatazione del suo ruolo, se attribuisco in particolare a Bruno Losi un simile atteggiamento. Del resto, sono questi gli anni in cui maturano i fattori locali, soggettivi per così dire, che hanno consentito poi di cogliere appieno l'occasione di grande sviluppo che si è manifestata a partire dalla seconda metà degli anni 50. La crescita e la diffusione di capacità imprenditoriale, una cultura del lavoro che dalla tradizione contadina si trasferisce all'industria, le lotte mezzadrilli e bracciantili che scuotono i residui feudali nelle campagne, l'emergere del protagonismo femminile nel lavoro, l'approccio ad un ruolo di governo locale di una generazione di militanti del movimento operaio. La fase del cosiddetto boom fino a tutti gli anni 60 è caratterizzata
da una forte espansione, vorrei dire da un protagonismo del Comune che assume connotati del tutto nuovi rispetto alla fase precedente. Prevalgono ora i problemi connessi al governo dell'espansione, appunto. Ecco allora la centralità della politica urbanistica, dal piano di fabbricazione al primo piano regolatore generale Airaldi, dalla politica della casa a quella delle aree produttive, a quella dei servizi sociali intesi sia come crescita della qualità della vita, sia come volano per l'occupazione, quello che oggi chiameremmo insomma una politica di ambiente per lo sviluppo. Furono anni di tumultuosa crescita, non priva di contraddizioni, di prezzi elevati pagati dai ceti più deboli. E tuttavia contraddizioni e prezzi più attenuati che altrove. Si sono evitati grossi gravi dissesti del territorio e dell'ambiente, ridotte le più gravi ingiustizie, reso meno traumatico l'abbandono delle campagne. Del resto sono ben note le particolarità delle miglia di Carpi che traggono origine da quegli anni e che hanno fatto successivamente parlare di modello emiliano. La scena del Consiglio Comunale è dominata in quegli anni dalla competizione tra le forze politiche intorno alla capacità di interpretare e far fronte alla fase di sviluppo. Cito per tutti i protagonisti di allora, di quella fase.